L'indagine ha evidenziato anche questo, come vi fosse anche una parte, devo dire, ridotta, molto ridotta, della stampa locale che ha favorito il progetto di Marcello Camera di esaltare la propria posizione, la propria funzione e la propria figura nell'ambito dell'attività svolta dal Comune. E d'altro canto, come nel momento in cui l'attuale assessore al Comune di Reggio Calabria, Marcianò, avesse adottato la risoluzione di far ruotare anche il dirigente dei lavori pubblici, e come sia nata invece una campagna di stampa denigratoria proprio nei suoi confronti.